Yeye per Vasquez, che si gira col sinistro. Un capolavoro, Federico Vasquez, straordinario Vasquez, da centravanti vero. Ha preso palla, si è girato e ha deciso che la doveva risolvere lui. Straordinario gol di Federico Vasquez a un minuto dalla fine del primo tempo. Catanzaro 2, Latina 1. Da vedere, rivedere, 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 rivedere. Bella partita, ma una bella partita non solo per il Catanzaro. Oggi abbiamo affrontato una squadra che nel girone di ritorno, diciamo, noi abbiamo fatto più punti e penso che dopo di noi ci sta il Latina. Quindi è una squadra in grande condizione, è una squadra che mi è piaciuta tantissimo perché è una squadra che ha delle individualità secondo me da seguire, perché tutti giovani, forse sia la squadra più giovane del campionato, non mollano mai, hanno lottato su tutte le situazioni e devo dire nel primo tempo c'è stato 10 minuti che loro hanno trovato un buco che avevamo noi, perché lo sapevamo che ce l'avevamo, e loro sono stati bravi a giocare su quella situazione là, mettendoci in difficoltà, tant'è vero che abbiamo dovuto sistemare la cosa a fine primo tempo. Quindi grosso merito per me a Latina, a Di Donato e a chi è che ha fatto la squadra, perché comunque è una squadra di giovani che corrono, che hanno qualità tecniche e di conseguenza ne viene fuori una partita bella, che da parte nostra noi chiaramente oggi il risultato nostro era troppo importante, come sono tutte le partite da qui alla fine, quindi l'abbiamo preparata nel modo migliore perché non potevamo assolutamente sbagliare. E poi durante la partita ci sono state delle difficoltà, ma dovute non tanto a carenze nostre ma alla bravura del Latina. Quindi bene così, complimenti veramente ai giocatori del Catanzaro perché sono riusciti a spuntarla e secondo me non era facile. Beh, quello che stiamo esprimendo nelle ultime 10 partite sì, perché comunque adesso abbiamo trovato un certo equilibrio, abbiamo trovato una mentalità diversa, abbiamo dovuto un coraggio diverso e i ragazzi hanno preso convinzione e adesso in campo ognuno sa quello che deve fare e di conseguenza sta venendo fuori delle partite giuste, delle partite diciamo che riusciamo a valorizzare le individualità della squadra. Quindi di conseguenza la strada è questa, ma è lunga, adesso quello che è stato, ci dobbiamo subito proiettare alle prossime partite che saranno sicuramente, diciamo, con delle difficoltà diverse, ma sicuramente con delle grosse difficoltà che dovremmo superare. Però io quando vi parlavo e vi dicevo che la concentrazione nostra deve essere sempre rivolta al miglioramento della squadra, il discorso era questo: ci dobbiamo preparare per affrontare delle partite ancora più importanti di quelle di oggi e dobbiamo essere all'altezza della situazione. Ma sì, stiamo monitorando molto l'aspetto atletico, abbiamo rifinito i valori, diciamo, individuali. E la squadra è chiaro che in questo momento qua riesce a esprimere, diciamo, forza, corsa. Noi abbiamo fatto questo tour de force giocando queste 5 partite in 2 settimane, che chiaramente poteva mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Noi abbiamo alternato, diciamo, quelli che arrivavano più in fatica facendoli respirare un po', e noi abbiamo
monitoraggio individuale di ogni giocatore che ci permette di, diciamo, di star tranquilli sotto l'aspetto atletico. È chiaro che poi è importantissimo questo, perché se corri riesci a vincere. Mister, questa partita chiude un po' un cerchio, il cerchio del Tour de Force, come è stato definito prima, no? Tante partite ravvicinate, tanti esami da non sbagliare, tanta pressione anche. Arrivato alla fine, il risultato di questo Tour de Force è quello che si aspettava in termini di maturazione della squadra, dal punto di vista del gioco, in termini di punti? È soddisfatto al finale di questo Tour de Force? E questa è la cosa che speravo, perché chiaramente quando uno lavora è importante raccogliere i frutti. E personalmente vi dico a voi che sono contentissimo del lavoro che ha fatto i giocatori, però nello stesso istante vi dico che secondo me c'è sempre da migliorare, c'è sempre da curare alcuni aspetti, cioè quella facilità di lettura della partita che oggi, per dirti, quei frangenti che ci siamo abbassati dovevamo leggerla un attimino meglio. E poi io insisto tanto sul discorso del possesso palla, dobbiamo essere ancora più sicuri nella gestione della palla, però è chiaro che sono tutte cose che ci devono permettere di continuare a migliorarci, a lavorare questi aspetti qua, però era importante fare questi risultati e prepararci poi per la fine del campionato. Ha detto che la squadra, che Catanzaro in questo momento è la squadra più forte. Quanto se lo deve dire questo il Catanzaro da qui alla fine? Quanta consapevolezza deve prendere di questo? La prima, la seconda, se sull'asse Biasci Van de Put, che fanno dei movimenti eccezionali che saranno frutto di lavoro tattico, quanto lavoro c'è dietro, perché trovano sempre soluzioni sia sul corto, sul lungo corto o addirittura si sovrappongono. Ancora una volta le palle inattive potevano essere decisive, perché sullo 0-0 ha avuto una gran palla, e poi da altre parti aspettiamo risultati. E quindi come si sente? No, allora mi devi un attimino, perché quando mi fai troppe domande. Allora partiamo col discorso del discorso delle sincronie di coppia che abbiamo sulle fasce, che è un lavoro su cui ci lavoriamo tanto e che secondo me si può fare ancora meglio, ma penso che siano andati bene anche Sunas e Baye sulla destra. Anzi, in questo periodo qua giochiamo molto di più sulla destra, siamo stati bravi parecchie volte a trovare la profondità. E diciamo la caratteristica nostra del lavoro, il primo gol nasce proprio da un lavoro, diciamo, provato e riprovato di chiusura, di attacco alla porta, insomma di attacco alla profondità, che sono le cose su cui la squadra ha l'idea di fare, e quindi di conseguenza questo secondo me è da affinare. Calci piazzati, abbiamo detto nella prepartita, oggi abbiamo provato, insomma ci sono riusciti anche diverse situazioni, ci è mancato un pizzico di fortuna perché siamo arrivati a calciare molto bene in porta, però chiaramente ci è stato respinto. Sono tutte cose che servono per cercare di essere efficaci come squadra, di essere ancora più ficcanti, ancora più prolifici in avanti. Sono tutte cose che ci possono portare risultato e su quello si deve continuare a lavorare da qui alla fine. La prima cosa che mi aveva chiesto, questo è importante, questa è la cosa più importante. Questa è la cosa su cui ho lavorato tanto appena sono arrivato, perché se non ci crediamo nelle nostre qualità dobbiamo stare a casa. Invece la squadra, man mano che passano le partite, ci credono in loro stessi, ed è la cosa più importante in una squadra di calcio, che tutti, anche chi è che magari non ha mai giocato, e devono avere la sensazione di essere in un gruppo forte, di essere forte individualmente e forte come squadra, che quello poi ci può dare la forza di affrontare qualsiasi avversario. Mister, due parole su Vasquez. C'ha una qualità che probabilmente hanno in pochi in queste categorie, quello di rischiare anche la giocata, lo ha dimostrato in più occasioni, oggi ha fatto un gol straordinario. A questo punto con questo Vasquez diventa anche meno pressante il recupero al più presto di Gemmello e il recupero al gol di Gianci. No, qua bisogna recuperare tutti, perché ci abbiamo
diciamo, delle partite importantissime da qua alla fine, e più giocatori ci abbiamo a disposizione meglio è. È chiaro che per me, qua io ve l'avevo detto appena sono arrivato, io il discorso di questa squadra è un discorso che individualmente per me è una squadra forte, io l'ho detto dall'inizio, lo dico ancora adesso, però molte volte ci vuole un pizzico di fortuna, ci vuole, diciamo, ecco, quella consapevolezza nei loro mezzi che è fondamentale. Per esempio Cianci viene un attimino, va un po' in difficoltà perché gli manca il gol, ma Cianci è un gol che in questa categoria qua i gol li dovrebbe fare facili, però gli gira un po' male ed è un problema per noi. Ecco perché io vorrei tutti veramente in grande condizione mentale, soprattutto tutti convinti delle loro forze, perché sicuramente arriverà il gol decisivo di Cianci su una partita difficilissima da sbloccare, e poi si va a dimostrare quello che sto dicendo. Più giocatori ci abbiamo, soprattutto nel reparto offensivo, e più soluzioni abbiamo per poter arrivare bene alla fine. L'obiettivo è quello. Mister, lei più volte ha detto che vuole un centrocampo di qualità. Ora, a parte Sovanas, a parte Werner, la qualità che ha dato oggi Ginelli, perché è un giocatore che se ne è parlato tanto nella giornata d'andata, in maniera anche negativa, magari perché ha offerto prestazioni non all'altezza, la qualità e la quantità che sta dando oggi Ginelli? Ma a parlare dei singoli mi faccio fatica, però è un discorso di squadra che posso dire, che io l'ho detto appena sono arrivato, perché guardando le partite, ma veniva meno un po' il lavoro del centrocampo, soprattutto in fase di possesso palla, e di conseguenza a me, diciamo, piace giocare molto, cercare gli attaccanti come li abbiamo cercati oggi, con azioni pulite, e di conseguenza la qualità di Ginelli è quella di ripulire il gioco. Noi abbiamo pochi giocatori che sanno ripulire il gioco, e lui è uno di quelli, ed ecco quel discorso che facevo prima di migliorare ancora di più il palleggio in fase di costruzione, perché quello ci permette di far uscire gli avversari e di magari mettere nelle condizioni gli attaccanti di poter arrivare in porta. E quello perché deve avvenire quello, ci vuole la qualità a centrocampo, che ti permette di gestire palle difficili, di pulire palle difficili e di servire gli attaccanti nel modo giusto. E sono tutte catene che bisogna essere bravi a sviluppare per arrivare poi a far gol.